space dancing. Why are they dancing? E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Partiamo con una domanda, ancora prima di iniziare, ancora prima di entrare nel vivo, di vedere le notizie, di passare la parola a voi, insomma, apriamo così oggi. Guardate, vi ho segnato con un punto interrogativo questo grafico, ho fatto il sondaggio su Twitter, intitolerò così anche il video, presumo, voglio la vostra opinione, datemela sia qua in live chat su Twitch, sia nei commenti sul tubo per chi mi seguirà in differita. Secondo voi, questa cosa qua che guardate è la rottura comunque della zona in cui abbiamo lateralizzato per mesi, rottura che si è verificata in maniera reale, cioè con una chiusura effettiva soltanto per la prima volta pochi giorni fa. È appunto una rottura reale, quindi adesso facciamo un po' di pullback e poi partiamo to the moon, oppure è un fake out da manuale, una bull trap e adesso ritorniamo giù verso l'inferno e oltre? Apriamo così, proprio perché ci troviamo in una situazione delicata. Se da un lato abbiamo avuto una bella corsa a rialzo, tante candele verdi una dopo l'altra, 10 addirittura, cosa mai successa, adesso qui in realtà è rossa, però se guardiamo la maggioranza degli exchange anche quella candela è verde, quindi sancisce una serie di 10, cosa che le ultime volte che è successo, come vedremo tra poco con qualche dato alla mano, abbiamo visto numeri incredibili nei mesi a seguire, ma nonostante quello purtroppo la situazione di partenza non è proprio delle migliori, o meglio fa abbastanza schifo, perché siamo partiti da una situazione di range dopo un impulso ribassista da meno 50%, quindi ci troviamo davanti a questa sfida, no? I bulls sono tornati e sono in grado di riportarci un po' a respirare, un po' a correre a rialzo, oppure questo è soltanto un movimento che verrà irrimediabilmente soppresso a breve? Io oggi ho su la t-shirt, ma non fatevi ingannare, perché in realtà non ho ancora neanche aperto lo short di copertura, vi ho spiegato bene l'altra volta come ho intenzione di farlo, e tra l'altro adesso l'altra domanda è: dove hai intenzione di farlo, visto che ci leveranno Binance Futures? Ne parliamo tra poco anche di questa cosa. Comunque, a prescindere da tutto, volevo darvi il benvenuto così con un Bitcoin che non mi sta dispiacendo, sta mostrando un po' di muscoli, la domanda si sta facendo vedere e quindi, no, al di là di come finirà il singolo movimento, caspita, era ora. Non mi aspettavo di vederla in pieno agosto, all'inizio di agosto, mi aspettavo un qualcosa del tipo lasciamo passare quantomeno i mesi di ferie, ma ci stupisce sempre, vediamo, vediamo. Comunque, anche oggi vi ho selezionato qualche notizia interessante, come potete vedere dalle tabs che ho aperte lì dietro, poi lascerò la parola a voi, parte più importante, ed infine andremo a vedere i nostri soliti grafici. Quindi, partiamo immediatamente con la notizia appunto che vi accennavo poco fa, il discorso di Binance Futures contro l'Italia. No, scherzo. Allora, cosa succede in realtà? È stato annunciato pochi giorni fa che i prodotti derivati erogati da Binance verranno un po' alla volta estromessi, cioè verranno estromessi gli utenti italiani dai prodotti derivati di Binance. Al momento, per chi ha già accesso a Binance Futures, per chi ha già un account, non succede assolutamente nulla, non è cambiato, ripeto, assolutamente nulla, e si può continuare a utilizzarli, cosa che io sto facendo. Io al momento li sto usando come se niente fosse. Però Binance ci ha detto: sappiate che prima o poi, insomma, verranno rimossi a tutti gli utenti. Al momento solo i nuovi utenti non possono creare un account futures, ma gli utenti già che ce l'hanno continuano a usarlo. Il fatto è che da quando non si potrà più in poi avremo 90 giorni di tempo per chiudere le posizioni e per trasferirci altrove, quindi non c'è motivo di dire oddio dove vado, cosa faccio, adesso scappo, corro, no. Io adesso continuo banalmente a usare Binance Futures, quando mi diranno beh sappiate che tra 90 giorni non potrete più usarlo neanche voi, e vabbè mi sposterò altrove, tutto lì.
Questo è il mio piano d'azione. Poi, chiaramente, la domanda che segue è: ma dove ci spostiamo? Dov'è un altro exchange con la stessa qualità e la stessa affidabilità? Allora, e soprattutto, un nuovo utente che arriva adesso, che cosa utilizza? Quindi, stessa domanda, declinata in maniera diversa. Le mie risposte sono due. Sono due exchange di cui già vi ho parlato spesso, che io utilizzo a prescindere, ogni tanto per motivi diversi, ma comunque li ho utilizzati e mi sono sempre trovato bene, e sono FTX, exchange che ragazzi sta veramente mettendo su sempre più prodotti, è una bomba, adesso poi ve lo mostro in breve, e Bybit. Bybit ha più volumi di FTX per quanto riguarda i prodotti derivati, però se volete la mia personale opinione, la mia personale preferenza tra i due, io preferisco FTX. Vi dico in brevi motivi, poi magari faremo un video, se vi interessa, dedicato all'appunto quale sarà il prossimo exchange da usare quando non avremo più Binance Futures. Ripeto, io continuo a usare Binance Futures finché non me lo tolgono da, come immaginatevi, qualcuno che mi tira via questa sedia da dietro. Ecco, fino a quel giorno lì io userò Binance Futures, da lì in poi mi trasferirò su FTX. Motivo? Beh, guardate voi stessi. Allora, questi sono tutti i mercati che ci sono su FTX. Per qualsiasi altcoin, cioè meglio, qualsiasi coin principale su cui ci sono i futures, abbiamo il perpetual e due scadenze. Bitcoin, Ethereum, tante altre, poi abbiamo ad esempio gli indici tipo DeFi, quelli sulle shitcoin, insomma c'è veramente di ogni, ci sono i futures a due scadenze, quindi per i miei short di copertura ci tengo particolarmente a questo. All'interno del wallet si può depositare qualsiasi cosa, quindi su FTX io posso depositare tutte le varie coin che mi fanno da collaterale cross volendo, quindi io deposito Bitcoin, Ethereum, USDT eccetera, e volendo posso usare tutto come collaterale per tutte le posizioni. Si può utilizzare, diciamo, a vari livelli. Al livello semplice, quindi il banale utente che vuole andare a aprire la posizione speculativa col perpetual e non sa dove farlo, boh, si può fare così. Per chi vuole usare una strategia di hedging con un future più lo spot più un'altra cosa, altrettanto, proprio perché si può usare un unico paniere di collaterale. Inoltre c'è la possibilità di andare a mettere in lending anche le coin, molto comodo per ottenere una rendita. Adesso non sono particolarmente alte le rendite, le vedete qua a destra, ad esempio sulle stablecoin adesso c'è il 5%, però in realtà questi numeri sono soggetti a variazione molto spesso e a volte ci sono dei tassi di interesse veramente alti, veramente interessanti. Poi c'è il margin trading, c'è insomma qualsiasi cosa. Anche i leverage tokens, che non li userei neanche sotto tortura perché sono delle super fuffate, prodotti sulla volatilità, quindi move, insomma c'è veramente di ogni, di tutto e di più. Credo che non l'ho mai fatto, ma credo che si possa depositare anche direttamente euro. Non so i prezzi di bonifici SEPA verso FTX, quindi quello magari devo approfondirlo. Le fee dell'exchange sono secondo me molto buone, perché di base sono 0,02 per i maker, quindi limit order, e 0,07 per i taker, ma se si detengono un po' di FTT vedete bene che già con $1,000 di FTT c'è il 5% di sconto. E tra l'altro io vi lascio un link, adesso non l'ho messo qui su Twitch ma ve lo lascerò nella descrizione di YouTube, che vi dà un ulteriore 5% di sconto per sempre sulle fee, un referral link se lo utilizzate. Inoltre, qua non capisco perché non c'è scritto, però in realtà, se, eccolo qua, se si mettono in staking, no, non è neanche qui, però se si mettono in staking gli FTT, oltre allo sconto sulle fee, le maker fee vanno a zero praticamente, già con, mi pare, 100 FTT, non mi ricordo, ve lo devo ritrovare, ma eccolo qua, forse qua, aspettate, ci siamo, eccoci. Allora, già con, scusate, 25 FTT in stake, le maker fee vanno a zero,
Ok, questo su Binance non c'era, ad esempio. Su Binance anche i limit order li si pagava sempre. Con 150 FTT addirittura ci sono le maker fee negative. Comunque niente, questo giusto per dire che le fee sono molto molto buone. La liquidità è ottima perché praticamente non esiste lo spread su FTX, è pazzesco. Se voi guardate l'order book, ma anche se lo raggruppate al minimo assoluto, cioè adesso qui non so fino a che punto fa vedere i decimali, però non c'è praticamente spread. Insomma, è un exchange che secondo me è un validissimo sostituto e io mi orienterò proprio qua. Ultima cosa per gli smanettoni di Solana: se si mette in stake un po' di FTT, ci sono anche i prelievi gratuiti, anche di USDT, di qualsiasi cosa da FTX, e è possibile depositare su una chain e ritirare su un'altra, inclusa la blockchain Solana. Quindi questo è molto co- io lo usavo ad esempio da ponte con Solana. Comunque niente, questo per dire che alla fine mi sposterò qua, ma per adesso non mi muovo da Binance Futures. Questo è il mio piano d'azione, ve lo dico perché mi avete fatto molte domande a riguardo, non per inventarmelo dal nulla. Ho visto che era un po' il vostro cruccio principale, ma cosa faccio, cosa non faccio, ma posso continuare a usarlo? Sì, e poi comunque lo spot io continuerò a usarlo anche dopo di Binance. Non è che Binance chiude, c'è questa, non lo so, paura che chiuda da un momento all'altro o non so che cosa. Avremo 90 giorni di tempo quando daranno una data per chiudere le posizioni futures, lo spot rimarrà lì dov'è, non lo tocca nessuno per il momento, e poi magari limitano anche quello, ma non è che domani ci si sveglia e non ci sono più i soldi su Binance, bisogna stare tranquilli. Poi altra cosa, oh ecco, questa notizia mi ha gasato un sacco, parlando di Anchor Protocol, quindi del mondo Terra, Luna e quant'altro, hanno aggiunto il collaterale Ethereum. Vi ricordate che si vociferava già da un po'? Allora, come funziona? Funziona in questo modo: per andare a collateralizzare un prestito preso su Anchor, al momento si può usare solo Luna, o meglio Bluna, Biluna, Bonded Luna vuol dire, il che significa, non so se vi ricordate quando vi ho spiegato come funziona Anchor, qual è il senso, no? Anchor ha come collaterale degli asset proof of stake, Luna per adesso, che è proof of stake, lo sapete, se avete in staking Luna, hai voglia se sapete che è proof of stake, tra gli airdrop una roba e l'altra. E quello, il fatto di avere come collaterale un asset proof of stake, gli permette di avere degli APY così alti e così costanti, proprio perché oltre al discorso del land borrow, il collaterale genera interesse che va a finire nei pool di Anchor. Quindi sotto a quegli UST che vengono erogati c'è un collaterale che genera collaterale, genera rendita, e questo permette di avere il famoso 20% costante su Anchor, che è una figata pazzesca. Ecco, adesso viene aggiunto Ethereum, anche lui nella sua versione proof of stake. Proprio per questo motivo l'aggiunta è in collaborazione con Lido Finance, si chiama, ve ne avevo parlato un po' di tempo fa. Se vi ricordate, avevamo detto, qualcuno mi ha chiesto, ma per mettere a rendita Ethereum? E io vi avevo detto, c'è questa possibilità. Ethereum, Lido Finance, fare l'STETH, che sta per Staked Ether, prendere STETH e metterlo su Curve, che c'è il pool STETH, ETH, rendita da una parte e rendita dall'altra. Adesso questo STETH, che è Ethereum messo in staking su Ethereum 2.0 tramite Lido, che è una DApp, diciamo, è possibile utilizzarlo e trasformarlo in BETH, dove non è il BET di Binance, è un'altra cosa. La B piccola sta per Bonded ETH. In sostanza, io rinuncio alle ricompense di staking, perché io vado a dare i miei ETH, li vado a bondare, appunto, a dare ad Anchor, e in cambio ho il potere di prestito di UST. Questo è un po' il discorso. Come si fa a fare questo cambio? Allora, anchor.lido.fi, e c'è il ponte proprio pulitissimo, super mega easy. Io converto da STETH, tac, ne metto dentro quanti ne voglio, e in cambio lui mi dà i BETH direttamente su un address Terra. Tac. Problemino, gas cost abbastanza elevato, grazie Ethereum. Al momento
le gas fee sono abbastanza alte in questi giorni. Non so per quale motivo, non so cos'è che le stia pompando, ma mi sono reso conto che sono discretamente alte. Quindi sappiate che per ora è una cosa per pochi. Però io non farei mai il bonding degli ETH, ok? Ma la cosa bella è che dà più liquidità ad Anchor, diversifica il paniere di collaterali. Era successo a maggio scorso che, quando era dampato Luna, c'era stata una cascata di liquidazioni e ha fatto dampare Luna ancora di più. Ecco, l'avere anche ETH diversifica il paniere di collaterali, dà più liquidità ad Anchor, tiene gli APY più sostenibili, ancora di più di quanto lo sono adesso. Anchor va proprio in questa direzione. Dopo ETH aggiungerà Solana, aggiungerà Polkadot, l'avevo già letto da qualche parte. È un protocollo pazzesco, io lo amo Anchor. E basta, tutto qua. Poi, allora, perché ho aperta la mia pagina Instagram? Ah sì, ecco, proprio per il discorso delle 10 candele verdi di fila. Perché in passato, tac, come ho riportato in questa tabellina spezzata in due per rendervela guardabile anche su Instagram, guardate cos'è successo. Allora, queste sono le 5 volte in cui Bitcoin ha chiuso 10 candele verdi a fila, almeno 10. E ciò che è accaduto è che nei giorni successivi c'è stata una mean reversion, ovvero una sorta di storno, di piccola correzione, ma dopo 60 giorni, sempre fisso, c'è stato un risultato estremamente positivo, come vedete, di media un più 50-60%. Positivity, infatti, 100% di percentuale delle volte. Vediamo se stavolta sarà lo stesso. Ovviamente lo sapete come la penso, il passato non si trasla sul futuro, eccetera, eccetera, sono il primo a dirlo. Però, insomma, è un caso studio interessante. Vediamo se anche stavolta, in una situazione un po' più particolare, avrà senso ragionare in questo modo. Poi, ecco, il fork di Ethereum, quasi mi dimenticavo, se ne parla talmente tanto che ormai me ne dimentico. L'AP1559, l'hard fork London di Ethereum, per l'appunto, in arrivo nel giro di tre giorni, ormai ci siamo. È l'hard fork più atteso del secolo, perché se ne parla veramente da mesi, per l'introduzione dell'AP1559, ciò che fa bruciare parte delle gas fee spese da ogni transazione, appunto diminuendo poi di fatto la supply di Ethereum, o meglio riducendo la diluizione della supply stessa, perché poi l'erogazione continua. E quindi questo significa che per ogni cosa che viene fatta, uno swap, un deposito di liquidità, un invio di Ether o token in giro, viene bruciata una parte di ETH, esattamente come le vostre shitcoin preferite, come ho scritto su Twitter. E questa è una figata per la tokenomics di Ethereum, perché Ethereum non è una shitcoin, quindi ha tutto il mondo Ethereum dietro, e in più ci aggiungi sta roba qua. Cioè, al momento, non mi ricordo dove si vedono le fee, protocol fees, qualcosa del genere, crypto. Mi ricordo che c'era un, eccolo, cryptofees.info, eccolo. Ethereum al momento brucia, consuma 10 milioni al giorno in fee. E quindi immaginatevi cosa può voler dire bruciare una parte di esse, cioè è pazzesco, secondo me inciderà molto bene. L'unica cosa che mi spaventa un po' è il sell the news event, perché se ne parla talmente tanto, io ogni giorno apro Twitter e qualcuno dice mancano tot giorni all'hard fork London, mancano 2 mesi, mancano 25 giorni, ma era da mesi che se ne parla. E quindi c'è talmente tanta FOMO nell'aria che la cosa che mi spaventa è proprio un sell the news. Quindi vediamo, di certo non è una cosa che ha effetto a lungo termine, ma certo una cosa che mi fa dire bene, apro una posizione adesso su Ethereum. Poi vi ho tenuto il fantastico Dino Swap, perché oltre il fatto che sta andando da Dio, è stato uno dei gamble andati bene, e perché adesso ho iniziato l'uscita, la mia strategia di uscita, in sostanza ho tirato via un 25% oggi da Dino USDC e il resto tiro via più o meno il 5% al giorno, faccio una sorta di DCA out, come l'avevo chiamata, e il risultato è stato in un paio di settimane 3 per circa, non è malaccio.
Ovviamente non è una cosa che si può dire sì, sapevo che andava così, era un gamble, mi è andata bene, sono contento, tutto lì, l'ho trattato come tale. DinoSwap sta crescendo in effetti, perché c'è mezzo miliardo di TVL, vuol diventare un po' il PancakeSwap di Polygon. Beh, io sicuramente ne ho avuto abbastanza di espormi a Dino e non ho intenzione di rimanere in quel pool ancora a lungo, però vi volevo segnalare il pool UST-USDT. 37-70%, che non è affatto male. Anche qui si farmano Dino. Poi sono stati aggiunti questi Jurassic Pools, che in sostanza sono dei pool dove depositi una coin e ne ottieni un'altra. A differenza degli Extinction Pool, dove invece depositi Dino, ma i Dino che depositi in questi pool vengono estinti, per l'appunto, distrutti. Mentre nei Jurassic Pool poi li prelevi quando vuoi. UST Pool è interessante perché adesso sta collando a picco l'APR perché si starà riempiendo all'inverosimile. Ma in realtà si mettono qui dentro i Dino e si farmano UST. È una sorta di... non lo so, è un hedging automatico, perché tu sì sei esposto a Dino, ma farmi stablecoin, quindi non è male, non è male. Però con l'APR che scende, cioè finché l'APR è alto ci sta, perché si è comunque esposti a Dino. Quando scende ci sta già un po' meno. E l'altra cosa che vi volevo far vedere, ma mi sono dimenticato di aprire, è che su Define, che hanno rinnovato alcune farm, la farm con UST anche lei è stata rinnovata e 43,21% UST-USDT per ancora 21 giorni, quindi esiste ancora anche questa e non è affatto male. Io ho terminato, in realtà non ho altro da dire, quindi io tornerei al nostro bellissimo graficozzo, sempre col nostro punto interrogativo, in realtà non è scappato, è l'altro grafico, semplicemente tengo sopra il future e sotto lo spot e basta, adesso do la parola a voi, è un po' il vostro turno. Allora, buonasera a tutti, grandi che siete sul pezzo anche in agosto, mi piacete da morire voi ragazzi, io ve lo dico sempre. Bellissima la festa di My Accounting, bellissima, ma ti sei ricordato di fare compounding su Dino? Certo, scusa, avevo la sveglia lì, tac tac tac, devo tira via i Dino, li mettiamo su SushiSwap, altra liquidità, ti pare che mi possa dimenticare una cosa del genere? Non esiste proprio. Comunque bellissima davvero, grande. Ciao Carlo, non so che non mi stai seguendo, ma ciao. Oggi su Coinbase hanno quotato una roba stranissima, Harvest Finance. Stranissima, ne parliamo sempre, non è stranissima. Ne ho comprata una a 172 euro, all'inizio pensavo fosse una shitcoin. No, non è una shitcoin, dai. Voglio anch'io il kit di Binance. Ragazzi, ma sapete che ne ho due? Io non ve lo volevo dire, ma me ne hanno mandati due, uguali. Quindi, state sul pezzo, io non dico altro. Vitalik di Amos, grande Vitalik. Vendici il kit di Binance o dici dove acquistarlo? E state sul pezzo. Vitalik anche ad agosto? Sarà un omaggio al burn, ovvio, adesso fino almeno che non c'è l'hard fork, Vitalik ci vuole per forza. Che ne pensi di QNT? Secondo me grande progetto, ma un po' troppo shady su alcune cose. Non lo conosco, sai, purtroppo. Non lo conosco, ormai non la cambia più la sigla, esatto, porta bene. Quando avevamo le altre sigle si abbiamo dampato, poi qualcuno di voi mi ha detto ma rimetti Vitalik che porta bene e fa pompare, l'ho rimesso, oh, lateralità, basta. Poi vogliamo le ragazze in live, magari per i 100.000 iscritti, vedi, ci inventiamo qualcosa. Mi sembra di essere stato una vita senza live, dai per una volta, dai, e in più vi ho fatto pure il video, ma perché poi ero dovuto scappare per andare a prendere le canotte brandizzate, no, le magliette, e allora è stato un delirio, ho rischiato di non riuscirci perché sono arrivato lì quando avevano appena chiuso, comunque anche quelle magliette lì le voglio fare su larga scala, e dobbiamo diffonderle il più possibile, fare un bel giveaway di magliette, adesso ci pensiamo. Ciao Luca, mi guardi il grafico di Rune? Ma sì, dai, andiamolo a vedere. Allora, io chiudo qua sotto, tac, apro sopra e andiamo a vedere il grafico di Rune. Eccolo qui, che sta spingendo anche lui, però, insomma, deve ancora dimostrare, perché adesso è finito dritto, è in downtrend.
apparentemente c'è ancora, fino a prova contraria, è finito dritto dritto in un pool di domanda, in un supporto importante, tra l'altro l'ha preso, non preso, un po' sì, un po' no, ed è arrivata un po' di domanda proprio qui. Adesso ci deve dimostrare dove piazza l'high e dove piazza il low. Attenzione che l'high precedente è qua, a 21.000, e la vedo dura andare a far subito un higher high, mai dire mai, però non si sa. Mentre vedo un po' più probabile l'andare a fare un higher low, quindi andare a fare una roba di questo tipo e poi procedere. Quindi io terrei gli occhi aperti sul prossimo higher low che ci potrebbe essere. Rune è un buon progetto, nonostante gli exploit che ha avuto. Io sono sempre dell'idea che è un gran bel progetto, complicato, perché è molto complicato, ma io credo che sia uno degli ingredienti fondamentali della DeFi vera, un qualcosa come Rune, quindi come Torchain, e quindi ci sto assolutamente con gli occhi puntati. Vediamo, non mi sono ancora fidato a metterci liquidità e cose simili, perché il rendimento non vale il rischio, però sicuramente è un progetto valido che vale la pena seguirlo. Poi, allora, tra l'altro dopo andiamo a vedere anche la chiusura mensile e settimanale, perché oggi è lunedì e in più è anche finito il mese. Ciao Luca, grazie per quello che fai, grazie ai tuoi video ho imparato tantissime cose. Grande, mi fa piacere. Volevo chiederti, una settimana fa ho aperto una posizione short speculativa a 38.000. Ovviamente è matematico che è partito la bull run. Ora non so se chiudere in perdita o continuare a incrementare il margine per evitare di essere liquidato, sperando almeno di andare in pari. Brutto ragionamento questo, te lo dico sinceramente. Tu hai aperto una posizione speculativa, quindi quando si apre una posizione di questo tipo è fondamentale avere già in mente stop loss ed eventuali take profit. Quindi dire, questa posizione se mi va male e mi supera, mi si verifica un certo scenario, quando la chiudo in perdita? E dovevi pensarci prima. Il dire, ma speriamo che poi torni in pari, tanto credo, no, non funziona nelle speculative, non funziona così. Non bisogna sperare, bisogna agire in base al grafico. Il grafico dice entry, stop, take profit, oppure no, magari è trend following, però lo stop, l'exit strategy deve esserci sempre, ok? Quindi mi raccomando, non continuare a incrementare il margine alla cieca sperando che torni alla pari, altrimenti vai, rischi di comporre le perdite. Poi, dunque, mi è scattata ancora la chat. Volevo chiederti, potresti spiegarci un esempio di strategia di uscita graduale da pool rischiosi con APY alto? Ma guarda, in realtà il banalissimo DCA out che faccio io di solito prendo un pool, ci sto un tot di tempo, una settimana, due settimane ad esempio. Passato quel tempo lì faccio un'uscita iniziale, un po' più grande, che può essere un 20-30% per capirci, ma nessuno ti vieta che sia il 50%, ok? Un'uscita iniziale e poi un po' alla volta continuare a uscire mentre col resto continui a farmare. Ovvio che le variabili sono quanto tempo rimanere dentro, quanto uscire con la prima uscita, quanto aspettare. Magari una variante potrebbe essere: io entro con il mio capitale, inizio a farmare e da subito ogni giorno faccio DCA out senza fare la prima uscita più massiccia. Ci sono tante tante strategie, l'importante è ragionare come si fa col piano d'accumulo, ma al contrario, cioè io devo pensare a tutelare il mio capitale il più possibile. Farmo come un pazzo con quegli APY, bene, però nel frattempo tutelo portando fuori dal pool del capitale e portandolo quindi fuori dal rischio. Secondo me il canale The Crypto Gateway è un grande progetto, peccato oggi Luca si sia messo una maglietta rossa. Ragazzi, oggi t-shirt, ogni tanto ci vuole. Ciao Luke, nel weekend mi sono sparata la maratona dei video trading consapevole. Grande, grande, ottima mossa. Se hai dei feedback mi raccomando dammeli, perché sono tutto orecchi e ci tengo che sia sempre un prodotto di qualità, mi fa piacere. Poi, si lavora duro a festeggiare in spiaggia, la prossima volta apri la bottiglia con la sciabola, con la Binance Card, se no. Volevo chiederti come mai non usi mai trendline dinamiche per supporti e resistenze, ma solo orizzontali. Guarda, il motivo è che le trendline dinamiche non mi aiutano quando si tratta di andare operativamente ad aprire posizioni. Io, cioè, a volte le uso in realtà, ma soltanto come, non lo so, indicatori di massima.
Per esempio, potremmo dire che questi due livelli hanno una trend line di questo tipo, questi due all'inizio, no? Tac. Iniziano un downtrend del genere e se lo rompiamo sono contento perché comunque si rompe un downtrend. Però, cioè, non riesco a dire bene rompe e retest e poi entro sul retest della trend line diagonale perché sono dei livelli di prezzo che sono interpretabili diversamente in base al grafico che guardi, in base a tante cose, e a me lascia un po' perplesso, mentre le trend line orizzontali non lasciano dubbi, cioè tu lo vedi dove ci sono le chiusure delle candele, vedi dove ci sono le shadow, non è che appena appena se inclini, non inclini, cioè riesci ad avere dei setup più puliti che ti dicono la zona di ingresso, la zona di errore, quindi di stop loss e eventualmente dei setup di continuazione, anche i retest, la domanda che arriva dove prima c'era l'offerta. Semplicemente lato operativo mi danno più spunti, poi lato trend analysis ci sta, è anche fare le analisi guardando le trend line dinamiche, le rompi è un segno bullish sicuramente, però non tanto quanto un higher high per esempio, un higher low, quindi anche quello non gli do tutto questo peso, è un po', sono un po' questi i motivi a dire la verità. Ci fai il sondaggio? Quasi quasi, dai facciamo il sondaggio, allora... Tac, devo riaprire la pagina a parte, è un casino fare i sondaggi. Aspetta, chiedo alla mia sfera di cristallo in che situazione siamo. Fake out da manuale, attenzione, attenzione. Ciao Luca, scusami per l'ironia su Twitter. No, scusami per l'ironia su Twitter, sei sempre un grande. Ma Twitter è fatto per ironia, cioè non c'è un mio post non ironico. Tu devi essere ironico su Twitter, assolutamente. Confessa che non stai più uscendo da Dino. Ti dico la verità, la tentazione di prolungare per un'altra settimana era alta perché Dino è pompato. Io ero entrato che era meno 3, sui 2,90, 2, adesso è 4 e qualcosa. Ho detto aspetta che quasi quasi farmo ancora un po'. Poi ho detto non farti prendere la mano che va a finire poi che ci rimetti le penne. Non credo che Dino vada a zero né che sia uno scam. Cioè io anzi per quello vi dicevo UST, USDT. Perché comunque DinoSwap come piattaforma è una buona piattaforma. L'unica cosa è che non mi voglio esporre a Dino. Non voglio più essere esposto a Dino. Allora, ci siamo quasi con il sondaggiozzo. Abbiate ancora un attimino di pazienza. Eccoci qua, gestisci sondaggio. Nel frattempo vi ringrazio, vedo che vi abbonate. Io vi ringrazio, vi gasate in una maniera incredibile. Piccola donazione per me, zero costo per voi se avete Amazon Prime. E veramente, grazie di cuore. Però va rifatto ogni mese, purtroppo. E se avete voglia di farlo, di nuovo, vi ringrazio di cuore. Bull, trap o pump? Ho mega pump in arrivo. Risposte: bull trap, mega pump. Divertitevi, sbizzarritevi, via. Vediamo un po' cosa rispondete. Opla, benissimo, torno da voi intanto. Allora. Ho una domanda, ho importato il Binance Smart Chain Wallet su MetaMask. Ora, quando entro su MetaMask, posso andare sul network Ethereum. Quindi la domanda è, posso mandare gli ETH da Celsius a BSC Wallet address importato su MetaMask? Allora no, attenzione, calma. Tu da MetaMask puoi navigare sui vari network perché chiave pubblica e privata, quindi address e chiave privata, sono le stesse per lo stesso address sui vari network, perché sono tutti network copie simili di Ethereum, ok? Sono nati per essere simili a Ethereum come funzionamento. Quindi tu hai un address e quell'address ce l'hai su ETH, su Binance Smart Chain, su Matic, su Huobi EcoChain, su XDAI, Optimism, su tutte quelle varie chain compatibili EVM, si chiamano, e quella è una cosa. Però se tu da Celsius prelevi, Celsius ti invia ERC20, quindi lui ti manda sulla blockchain Ethereum. Non è che se tu switchi e vai su Binance Smart Chain e fai ricevi, te li manda su Binance Smart Chain. Dipende dal mittente. Il mittente è Celsius, te li manda ERC20, li ricevi su Binance Smart Chain. Anche quando li mandi devi fare attenzione che dall'altra parte ci sia un wallet che supporta quella chain, quindi
tante volte è successo che mi sono sentito di, mi avete scritto, ho mandato degli USDC su Binance Smart Chain a Celsius Network, per esempio. Come faccio? Mo son cazzi, perché devi pregare in ginocchio Celsius che vada a recuperare gli USDC dalla Binance Smart Chain e te li rimandi sulla ERC20, che non so neanche se lo fa, a dir la verità. Quindi attenzione a queste cose. Ho bisogno di acqua. Bene, possiamo procedere. Ciao Luca, purtroppo per lavoro non riesco più a seguire le tue live, ma me le guardo in differita. Ci sta, le metto apposta. Ti faccio i miei complimenti e grazie di cuore, grazie a te. Ho questa domanda: perché se cerco di mettere le parole di MetaMask sul wallet Terra Station non va? Pare che sono obbligato a creare un nuovo wallet. Dove sbaglio? Allora, attenzione, perché MetaMask è una cosa, Terra Station è un'altra, cioè non è un wallet, non sono wallet multicoin. Se fosse un wallet multicoin, magari potresti usare le stesse parole perché hanno lo stesso standard dietro di derivazione delle chiavi private, ma Terra e Ethereum sono due mondi diversi, quindi il motivo è quello. Devi generare, se vuoi aprirti il wallet Terra Station, generare il suo seed, basta, la sua chiave privata. Puoi guardare FTT BTC, ma se li mando da Binance perché mi fa usare solo la rete TH? Dunque, beh, FTX, no, cosa intendi? Gli FTT? Perché FTT è un ERC20, va tutto lì, è un token ERC20. Non capivo la domanda. Allora, FTT BTC, molto bene, molto molto bene, sta andando a prendersi, allora tiriamo via un po' di righe che ormai sono diventate obsolete, rifacciamolo per bene, partendo da questo top, op. Poi altro top, op. Poi qua sotto abbiamo questo low, niente male, un falso breakdown e così via. Quindi se ci andiamo a riprendere questi due massimi locali, 92.13 e 95.24, 1.1.2, e insomma questo range è rotto, correzione magari terminata e riparte la galoppata di FTT. E che dire, è bullish perché ha fatto il suo ritracciamento, adesso è in lateralità e sembra andare a prendere a testati il range high, quindi i presupposti per voler ripartire ci sono tutti quanti. Poi, ciao Luca, ottimo weekend al mare, grande, grazie, un giorno lo organizziamo tra noi della community, ci vuole. Sai se i bonded Luna senza metterli su Anchor prendono le reward dello staking? Allora no, perché nel momento in cui tu fai il bonding tu vai a delegare, cioè vai a donare in sostanza lo staking, ed è quello il motivo per cui c'è il discorso del collaterale proof of stake. Quindi no, se tu vuoi mettere in staking Luna, li devi tenere Luna normali e mettere in staking su Terra Station. Poi, secondo te è un buon momento per iniziare un piano d'accumulo settimanale su BTC? È sempre un buon, cioè l'importante è avere un orizzonte temporale giusto. Se l'orizzonte temporale è da qui a 5 anni, 10 anni, è sempre un buon momento, perché il tuo obiettivo non è entrare a un certo prezzo o un altro, è spalmare nel tempo gli ingressi e mediare appunto il prezzo. Se il tuo obiettivo è un anno, sei mesi, allora non ha senso ragionare col piano d'accumulo. Bisogna capire che il piano d'accumulo è fatto per l'investitore sul lungo periodo. Puoi parlare un po' di DinoSwap? Sembra che deve esplodere con quei pool assurdi. Perché deve esplodere? In che senso? Pompare? Non lo so, io dico ogni volta quello che sto facendo su DinoSwap, più di così. Il vincitore è Mega Pump, attenzione, 58% Mega Pump. Speriamo. È un ritracciamento minimo in confronto all'estensione, per me è una piccola rincorsa per ripartire. Tra parentesi, speriamo. Speriamo davvero, guarda, mi piacerebbe anche a me sta cosa. Poi i volumi sono un po' bassini, però è vero, i volumi sono bassini, ma ragazzi siamo in agosto. In agosto chi è il pazzo furioso nerd che non ha niente da fare, che guarda i grafici di Bitcoin? Cioè, vabbè, ho detto tutto.
Scusa, ma questi dinosauri mi puoi indirire, mi vuoi dire l'indirizzo esatto? Non voglio regalare soldi agli scammer. Quali dinosauri? Quali dinosauri? Cioè, DinoSwap, basta, si chiama DinoSwap, è uno dei più famosi pool su, cioè DEX su Polygon. Poi, sei un grande, ho visto alcuni tuoi video su YouTube e qui subito follow. Bravo, così se hai qualche domanda da fare, puoi farla, assolutamente. Vorrei citare il tuo video su VeChain nella mia tesi di laurea. Posso, ma non me lo devi neanche chiedere. Certo che puoi, vai, diffondi il verbo, convinci i tuoi professori che le cripto sono il futuro. Bravo, bravo. Poi fammi sapere com'è andata, mi raccomando. Dunque. Allora, ti volevo chiedere un piccolo consiglio che spero aiuti anche altri come me che hanno iniziato da qualche mese. Aprendo una posizione sia in farm short che farm long su Mirror, ci puoi fare un esempio pratico quando secondo te sarebbe il momento di uscire? Il momento di uscire, l'importante è che non ti fai liquidare. Cioè l'importante è quello, che perché nel momento in cui tu vai a farmare short prendi un prestito e quindi ti esponi al rischio liquidazione, non devi farti liquidare altrimenti ti vai a sballare il tutto. Per il quando uscire, cioè quando magari ci sono degli APY che non valgono più il gioco, cioè se tu, a proposito, avevo anche condiviso un tool, aspettate che lo vado a recuperare, l'avevo condiviso un po' di giorni fa, eccolo. Che ve lo metto qua, pam pam pam, eccoci. Allora vediamo se lo mostra. Sì, allora questo è un tool che fa vedere, si chiama mirrortracker.info e in sostanza mostra le strategie, le spiega, long farm, short e più buy e short più long farm, mi pare che siano, e in sostanza ti spiega come si fanno innanzitutto, e poi c'è questo comodissimo grafico che fa vedere quanto rende la strategia short più long farm in sostanza sui vari M asset. Ovviamente attenzione agli M asset volatili, perché non c'è il rischio di liquidazione, è maggiore. E sugli M asset non volatili, che ne so, Galaxy è un buon compromesso secondo me, perché è 52% di APR e non ha la volatilità che può avere GameStop. E comunque appunto 52%, se si abbassano gli APR e APY potrebbe non valerne più la pena, secondo me quella è l'unica cosa. E attenzione appunto al rischio liquidazione, quindi se va a salire molto l'M asset sul quale si è aperta la posizione short, farm short, bisogna magari rimpinguare il collaterale. Poi, dove eravamo? Eccoci qua. Allora, cosa ne pensi del token PNK? Kleros ce la sta mettendo tutta. Oddio, non lo conosco, non conosco. Ma un video su come usare MetaMask lo hai già fatto? L'avevo fatto una vita fa, un video su MetaMask. Dite che è l'ora di rifarlo? Dai, no, non ne ho voglia di rifare un video su MetaMask, però potrebbe essere ora. Liu Cocchio, USDC con APY al 130% su Luna Yield. Ti ho scritto anche su Twitter, revenue in Luna dopo 45 giorni e altri pool interessantissimi. Luna Yield, com'è che non lo conosco? Attenzione, mi sembra un po' altino, Luna Yield, ci do uno sguardo rapidissimo, E poi, cross-chain yield aggregator. Vediamo cos'è. Allora, Farms, mamma mia, Sol al 263% di APY. Io sinceramente al momento, se è questo che intendi, audit, cosa abbiamo? Rimanda alla home, ottimo segno. No, scherzi a parte, io per il momento me ne starei buono. Poi, Luna Volts, sono questi. Ripeto, me ne starei buono per il momento. Bassa liquidità, APY altissimi e ingiustificati, quindi non lo so. Ne magari lo guardo un po' meglio e ne parliamo la prossima volta. Mi sono reso conto che non ve l'ho nemmeno fatto vedere, però giusto, oh sì, non lo so, no, mi sembra che l'ho messo nella finestra sbagliata. E comunque non vi siete persi niente, cioè guardate di nuovo. APY altissimi, arrivano, APY altissimi e non giustificati e liquidità molto bassa. Per ora per me è no, vediamo. Allora,
Ciao Luca, puoi fare un video dettagliato sulle varie strategie di Terra Luna? Dici che bisogna approfondirle un po'? Mi sembrava di averle già spiegate abbastanza bene, no? Poi, cosa abbiamo qua? Conosci Quant QNT? No, non lo conosco. Hai visto il lancio di Neo 3.0? No, non l'ho visto. Neo 3.0 di già, che migliorie ci sono? Ottime. Ho una domanda per la community. Qualcuno sa come pagare meno su Coinbase? Non usare Coinbase, mi viene da dire. Perché, beh, usare Coinbase Pro innanzitutto, anziché Coinbase, però meno di quello dubito che paghi. E non sono bassissime le fee su Coinbase Pro comunque. Curiosità, hai mai comprato opere d'arte digitali NFT? Guarda, opere d'arte no, però di NFT qualcosa ho comprato. Avevo comprato ad esempio delle land su The Sandbox, degli Axie, alcune cose che poi non sono veri e propri NFT, cioè sono. Però insomma, quello sì, perché il gaming lo capivo di più. L'arte davvero faccio fatica, non riesco, non è il mio campo, non riesco proprio a capirla. Allora, ragazzi, direi che è ora di andare a dare uno sguardo a un po' di grafici, no? Allora, facciamo un bel salto di nuovo di qua, tac, e partiamo col nostro Bitcoin. Partiamo col grafico mensile. Allora, aspettate, andiamo a vedere lo spot che è un po' più pulito. Togliamo anche il punto interrogativo che porta sfiga. Allora, mensile. Il mensile ci fa un po' capire meglio la situazione in cui siamo e ci fa anche essere meno bullish, secondo me, perché comunque in confronto al mese di maggio, mese tragico, la candelina di luglio è una candelina per l'appunto, di quelle che metti sulla torta di compleanno, perché la direzionalità è inequivocabile. Abbiamo comunque il costrutto di top dato da ultima candela, candela d'arresto, candelona di dump, resistenza generata qui sui 45.000 qualcosa e quindi adesso quello è un po' il primo ostacolo. Qua sotto si è formato un pool di domanda sotto ai 35.000. Vedete, queste shadow ci pescano e la candelina verde del primo, cioè del mese di luglio, è una prima candela di respiro, uno storno, ci sta, perché comunque non è che si può andare avanti di rosso e basta. E quindi il time frame mensile dà l'idea di voler continuare a dumpare, detto in maniera sincera. A meno che ovviamente adesso non abbiamo dei follow-up di domanda molto forti, ma vista la concentrazione dell'offerta che è tutta qua, insomma, questa configurazione è tutt'altro che bella. Non so cosa ne pensate voi, ma a me sembra così. Sembra che questa candelina verde per l'appunto sia solo uno piccolo storno, un piccolo respiro che purtroppo non è niente rispetto al dump, c'è da dare follow up. Per ora ancora niente e la struttura rimane comunque a tendenza ribassista. Poi il settimanale, che cosa ci dice? Allora, il settimanale invece, ecco, potrebbe essere più bello perché noi abbiamo una chiusura qui fuori della settimana scorsa, la chiusura settimanale era 39.000 di resistenza, la settimana scorsa abbiamo chiuso a 39.8, poco sopra, e questa settimana per adesso sembra aver fatto un retestino della resistenza rotta. Vediamo, perché se la perdiamo e ci richiudiamo dentro, vabbè, ovviamente facciamo un passo indietro e non abbiamo manco rotto. Ma se continuiamo a salire, insomma, potrebbe essere un po' un inizio di propagazione di spinta che magari poi arriva anche sul mensile. Ricordiamo che sul settimanale la resistenza più degna di nota è questa qua, 45.100. È anche quella del mensile? Sì, pazzesco, bene. Questa resistenza direi che vale la pena salvarcela nei nostri livelli chiave, 45.100, giù di lì. Quindi il mio piano rimane esattamente il medesimo. Adesso, qua sopra, cioè in questa zona, proprio nei dintorni di questa zona, il bearish retest di questa zona, è l'area dove bisogna valutare un eventuale short di copertura. Perché se noi riconquistiamo questo livello, non è affatto male, anche sul settimanale, perché poi ci rimane i famigerati 49-50.000, che è l'area per ritornare bullish. Vi ricordate che l'avevamo detto anche sul daily? Immaginatevi una cosa del
del genere, appunto, tac tac, da ritornare qui, caspita, abbiamo recuperato una buona parte comunque dei supporti persi. È molto bullish come situazione, però c'è ancora della strada da fare. Per il momento, aspettate, questo me lo segno ancora. Sul grafico spot d'ora in poi direi di tenere i livelli sui time frame più ampi per evitare di sporcarlo troppo, mentre quelli più ravvicinati ce li guardiamo qui sul perpetual. Allora, venendo invece al daily, per l'appunto, abbiamo il nostro grosso dubbio, ovvero bull trap o pronto al mega pump? Allora, se fosse una bull trap lo capiremmo in particolare, vedete qua c'è il 38.100, è la zona bassa, il termine basso dell'area di liquidità in domanda. C'è un pool di liquidità in domanda qua sotto, c'è il 39.200 che è un altro livello al momento di supporto. Vedete, il rischio è fare una cosa di questo tipo, uguale, tac, che si trasponga lì. E quindi attenzione, perché ripeto, se perdiamo quest'area il rischio aumenta, definitivo se perdiamo questa. Se perdiamo quest'area, quindi facciamo un top locale, mandiamo a rimbalzare qui sotto, potrebbe essere un trampolino per poi rompere a rialzo. Questo è un altro livello forte, 36.000. Mentre se non rompiamo neanche questa zona di domanda e cominciamo a fare degli higher high di nuovo, allora la probabilità di breakout reale aumenta e quindi andiamo a fare lo step successivo contro la resistenza che abbiamo visto prima sul time frame settimanale. Esattamente lì il punto. Quindi operativamente che possibilità ci sono? Allora, una possibilità di setup long sul rimbalzo qua sotto se perdiamo questa zona. Una possibilità di setup short se perdiamo questa zona con lo stop loss qui sopra, quindi l'opposto. Perché long e short contemporaneamente? Perché esistono tutti e due. Il macro darebbe più adito allo short, perché comunque la situazione è più da short, però so chi ad esempio non ne apre mai di short, quindi magari vuol cercare il long a tutti i costi. Insomma, sono due setup che hanno ragion d'essere entrambi, dipende poi dall'impostazione complessiva delle proprie posizioni e della propria strategia. Altrimenti, se andiamo a perdere anche questo, ci sta, vabbè, lo short fino alla zona di supporto di range low qua sotto, e se invece andiamo a fare un altro higher high qua sopra, beh, io come ben sapete vado a cercare gli short di copertura sui livelli che sto tenendo d'occhio, altrimenti anche lì c'è la possibilità di long sul retest di quest'area. Short di copertura lo faccio per coprire la posizione spot, altrimenti non credo che shorterei nudo, anzi non shorterei nudo, ma piuttosto andrei a cercare magari il long, perché lì sì che avrei una fuoriuscita da una fase laterale molto importante e molto duratura, e quindi di fatto è un setup long questo, tutto lì, molto molto semplice. Queste sono le possibilità su Bitcoin. Adesso vale la pena andare a dare un'occhiata a Ethereum, perché Ethereum anche lui è un po' al centro del mirino adesso. Guardate, il grafico è molto buono perché ha fatto un higher high minore, l'ho chiamato. Minore perché questo high scorso non è così rilevante. È un high accompagnato da volumi molto bassi e soprattutto poco partecipato. L'high più importante è questo qua, a 0.069, giù di lì. Quindi andare a rompere anche lui sarebbe sicuramente un segno di W effettivamente completata. Qualcuno dà già per buona questa di rottura come W completata e sta già cercando il buy the dip, però io ripeto, sapendo che tra poco c'è la notizia del London Hard Fork così tanto attesa, insomma aspetto di vedere di radare la nebbia dell'evento stesso, e perché no l'approccio con gli 0069, già che ci sono queste due cose che più o meno credo che andranno a coincidere. Vediamo un po' cosa succederà prima di aprire posizioni long, anche perché vedete che altrimenti la possibilità di downtrend c'è sempre. Poi altcoin alla ribalta in questo periodo, in questi giorni, guardate, pam pam pam, tre giornate rosse per la dominance, ma l'uptrend continua, quindi attenzione che il mio punto di vista non cambia. L'unica eccezione della posizione che avevo aperto è su Luna,
che vi ricordate, avevano detto io volevo vedere il rientro qua da questa 23.800 sat in sostanza. Il break c'è stato e sul retest, vedete, di questa zona di liquidità avevamo aperto la posizione. Ne avevo esaminata con voi un po' di live fa, mi ricordo, e l'idea era sempre la solita, cioè lo stop loss poi qua sotto alla perdita dei 23,7 oppure sotto comunque alla liquidità in domanda, e il resto è trailing, quindi è un segue il trend, proprio perché c'è stato il reclaim di questa zona che è un livello di prezzo importante. E udite udite, è il momento di iniziare il pack su Luna, perché è iniziato agosto, quindi momento del pack, momento del ribilanciamento e quant'altro, il fine mese, e inizia a entrarci a gamba tesa anche Luna, obiettivo 2%, ormai sono quello dei 2% sulle altcoin. Vediamo, vi terrò aggiornati, poi sempre con 24 entry mi pare che fosse, sì, l'idea iniziale è di fare un pack con 24 entry mensili. Quindi 2 anni di ingresso. Poi vediamo cos'altro abbiamo da esaminare. La market cap totale, vabbè, sta sempre orbitando all'interno di questo blocco dopo aver fatto questa zona di bottom, quindi upgrade, niente male. Altre altcoin, dunque BNB, niente di particolare. Cosa abbiamo? Beh, direi che le altcoin abbiamo visto le principali, e poi se magari nelle prossime live avete qualche domanda specifica sulle altcoin me la potrete sicuramente fare. Si compra Luna sui DEX? Si compra la versione wrappata su altre chain, quindi secondo me sì, secondo me su Uniswap ci dovrebbe essere la versione wrappata, fammi controllare, la versione wrappata su Ethereum, se non ricordo male. Allora, vediamo, Luna, eccola qua, Wrapped Terra la chiamano. Sì, c'è comunque. Wrappate RC20, attenzione che poi se la vuoi spostare sulla blockchain Terra c'è il solito discorso di bridgiarla e via. Dot, dai, andiamo a vedere Dot, visto che l'abbiamo trascurata. Allora, Dot non benissimo in generale, però ha avuto un impulso di domanda, quantomeno ha avuto un costruttino di bottom locale per il momento qua, ha rotto a rialzo ma non è ancora sufficiente per me, c'è ancora da fare un po' di strada. Allora facciamo così, facciamo pulizia e rifacciamo l'analisi da zero. Allora, abbiamo qua una serie di lower low, quindi per ora non ci siamo. Poi di resistenze, quali abbiamo? Abbiamo una resistenza qua abbastanza importante, 51.600 è la prima, e poi le altre, dunque, quindi abbiamo un'altra molto vicina però. No, non mi convince. Beh, 51.600, io direi di partire osservando quella. Se ce l'andiamo a riprendere, non ha neanche senso voler mettere 10.000 resistenze e forzarle. Se ce l'andiamo a riprendere, andiamo a zoomare magari su un time frame più vicino, come il daily, e vediamo se facciamo un qualcosa del tipo un bel retest, tac, se magari andiamo a fare un test spalle così rovesciato, insomma attenzione ai 51.600, quello è un po' un livello da osservare. Amici, io con questo vi saluto, direi che si è fatto una certa, e noi tanto ci rivediamo mercoledì. Adesso questa settimana non ne dovrei saltare di live, vediamo, io vi tengo aggiornati e vi dico già, vi anticipo già che le mie ferie saranno l'ultima di agosto e la prima di settembre, quindi prendetevele di ferie anche voi, perché lì purtroppo sentirete un po' la mia mancanza, ma poi a settembre si torna, ragazzi, non avete idea di quanta roba di quanto a settembre, vedrete. Adesso rimaniamo sul pezzo e non perdiamo il focus. Io vi auguro una buona serata, di nuovo, ci rivediamo mercoledì sempre sul pezzo, alla prossima, e non impanicatevi per la storia di Binance, insomma, è lì, è ancora lì, e poi ce ne andremo su FTX. Ragazzi, buona serata.